Benvenuto, caro amico del cancro. Andiamo a vedere l'oroscopo per il mese di settembre 2020 per te. Come vediamo dalle efemeridi, qui c'è, diciamo, le posizioni, i movimenti degli astri più importanti, più tosti per te. È il movimento di Marte, Marte che cammina per tutto il mese di settembre nel segno dell'Ariete e Mercurio che passa dalla Vergine alla Bilancia. Poi vabbè, ci sono tutti gli altri transiti e va bene. Andiamo a vedere, partiamo adesso con i tarocchi e ti spiego poi man mano via via anche l'astrologia cosa dice per te. Sicuramente sarà un mese combattivo, ricco di sfide, di momenti, insomma, anche abbastanza tosti, abbastanza duri, oserei dire io. Ma andiamo per gradi, vediamo i tarocchi cosa dicono. Allora, cosa accadrà nel mese di settembre 2020 per il segno zodiacale del cancro? Cosa accadrà per il segno del cancro durante il mese di settembre 2020? Cancro settembre 2020, cancro settembre 2020, ok, com'era? Così, queste carte sono impazzite. Sono un po' grandi, queste carte, quindi si riempie un po'. Facciamo così. Allora, veniamo a noi. Beh, oserei dire, qui le carte confermano, diciamo così, vedete? Qui il 10 di spade. Quindi l'atmosfera è quella del 10 di spade che mi viene confermata da questo 3. Qui c'è un cuore trafitto, c'è un cuore che sta sanguinando, qui c'è una persona, un granchietto, come chiamo io il segno del cancro, che effettivamente, insomma, sta un po' soffrendo. Qui c'è un qualcosa che gli manca, un qualcosa che gli manca. Qui c'è stato, c'è quasi certamente l'allontanamento di o da qualcuno, ok? Quindi da una persona a cui noi tenevamo molto, da un figlio, da un compagno, insomma, qui c'è un qualcosa che è finito o che comunque sta finendo. Poi dopo andiamo ad ampliare, andiamo a chiedere lumi alle carte, va bene? C'è come se, diciamo, ecco, un qualcosa che è venuto alla luce, per assurdo, un qualcosa che si è chiarito, che è venuto alla luce, magari che abbiamo proprio scoperto per tramite di una comunicazione, ci ha mandato nello sconforto. Qui c'è un qualcosa che è uscito alla luce, che ci ha reso anche, o ci renderà naturalmente, anche molto diffidenti, oltre che feriti, naturalmente, questo mi pare evidente. E dato che siamo feriti da un qualcosa o da un qualcuno, qui mi possono far vedere anche le carte che durante il mese di settembre ci potrebbe pure essere un tentativo di riallaccio, cioè una notizia che potrebbe arrivare, ok? Una notizia che potrebbe arrivare che con un tentativo ovviamente di riavvicinamento, di chiarimento, no? Che però potrebbe lasciare il segno del cancro, si fida più. Il cancro è rientrato o rientrerà nel suo guscio, quindi la vedo improbabile la cosa. Però qui c'è un cambiamento di situazione anche abbastanza repentino che il cancro non si aspetta. Però attenzione, attenzione, perché poi quando Marte che sta camminando, camminerà in settembre in modo retrogrado, quando poi riprenderà il suo moto
diretto, lì magari la persona potrebbe nuovamente combinarcene una. Voglio chiedere un chiarimento, voglio vedere un attimo una cosa, voglio vedere questa carta centrale, perché sta lì, che cosa vuol dire, perché è molto importante. Guarda, vedi? Guarda, è la stessa carta di qui, è uscita due volte. Qui c'è un signore, c'è questo re di bastoni, persona che potrebbe anche essere una persona che vive o che lavora, insomma, o che viene da lontano, va bene, che vive lontano rispetto a noi, potrebbe farsi risentire. Qui ho le carte proprio della notizia, della comunicazione. Quindi qui c'è questa persona che ci ha deluso in passato, forse perché si è allontanato in modo molto molto improvviso, diciamo così, senza motivazione, diciamo così, ci ha deluso, potrebbe rifarsi vivo nel mese di settembre, ok? Dopo un periodo di silenzio, di distacco, di fermo. Andiamo a vedere. Guarda, qui le carte dicono la stessa identica cosa, quindi mi stanno facendo vedere dopo un periodo di distacco, la novità, la sorpresa anche se vuoi, perché qui vi vedo sorprese dopo il momento di silenzio, la sorpresa di veder riapparire questa persona o comunque questa situazione. Quindi settembre, un settembre proprio, come ti posso dire, non voglio dire di rinascita, no, perché qui ancora questo Marte in Ariete quadrato al Sole sicuramente renderà il Cancro un po' nervoso, arrabbiato, potrebbe avere a che fare in special modo con persone, se non una sola, con più persone di sesso maschile, ma in modo abbastanza ostico, ostile. Quindi attenzione, il mese di settembre vi vedrà un po' nervosetti, ma oltre che nervosetti, io vedo il Cancro ritirato dentro il proprio guscio, quindi un Cancro un po' ferito, un po' malconcio da questo punto, dal punto di vista emotivo, naturalmente vi sto parlando. Vediamo ancora l'astrologia, che cosa dice per il vostro segno zodiacale? Vediamo cos'altro mi dicono le carte. Oggi facciamo proprio anche astrologia interattiva, eh? Vediamo un po'. Qui si mescolano le due discipline, cartomanzia e astrologia. Vediamo per il segno del Cancro per il mese di settembre 2020. Cosa deve aspettarsi il Cancro? Ok. Qui potrebbe avere a che fare con il segno del Sagittario e guarda caso mi richiama proprio le due carte. Qui avremo a che fare con il lontano, con qualcuno che viene da lontano, che è originario da un punto, originario da un luogo diverso dal nostro, quindi con una persona straniera o comunque con una persona che non è della nostra città e bla 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 bla, va bene? Vediamo ancora per il Cancro, cos'altro si deve aspettare il segno zodiacale del Cancro. Marte, cosa abbiamo visto? Abbiamo detto che Marte in Ariete, guarda caso, mi è cascata anche la prima casa e la seconda casa. Ok, ho capito. Allora, qui abbiamo a che fare con Marte, quindi sicuramente c'è un'energia proprio molto molto forte per il mese di settembre che non sconfinfererà più di tanto il segno del Cancro. Diciamo che tenderemo a rinchiuderci nel nostro guscio, ad essere diffidenti e a non fidarci più di tanto degli altri o comunque di ciò che ci circonda. Ci potrebbe arrivare durante il mese di settembre anche un invito, un'offerta, una carineria, magari proprio un dono, un regalo di un qualche tipo. Sì, lo apprezziamo molto, per carità, però, insomma, ecco,
Io potrei riassumere questo mese di settembre per voi in questo modo: il cancro che rientra proprio, che si chiude nel suo guscio. Vediamo con quali segni zodiacali avrai a che fare, caro amico cancro. Vediamo. Con quali segni zodiacali? Ok, qui c'è sicuramente il segno del leone, sagittario, di nuovo. L'abbiamo visto anche qui il Sagittario, va bene? Quindi qui mi confermano proprio un uomo, una persona lontana, oppure che è originaria di luoghi diversi dal vostro. Quindi Leone, Sagittario l'abbiamo visto, poi il Toro, la Bilancia, il Leone viene confermato. Con quali segni zodiacali avrà a che fare il Cancro? Voglio prendere questa, mi ha attratto proprio. Infatti non c'è niente. Allora, vediamo. L'Ariete, non so se ve l'ho detto, non ve l'ho detto, ve lo dico adesso. L'Ariete. Leone, Ariete, Sagittario, Bilancia, Toro. Leone nuovamente, viene confermato. Anche il segno del leone, lo scorpione, tiriamone un altro, i gemelli e la vergine. Va bene, caro amico del cancro, mi raccomando, nervi saldi, fammi sapere nei commenti se ritrovi questi segni zodiacali e se ti ritrovi, insomma, man mano durante il mese, ricordati di riscontrare quello che stai vivendo, mi raccomando. Ok? E ricordati, dopo la pioggia esce sempre il sole e molte volte anche l'arcobaleno. Ciao, a presto!